potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. La partita è iniziata. In fase offensiva arriva al tiro con grande pericolosità, frutto di inserimenti fatti sempre con i tempi giusti e con grande intensità. Buon giocatore, non c'è dubbio. Si libera la grande, cerca la rete. Prova la conclusione. Cerca spazio e c'è un bel pallone in avanti. Occhio, può andare. Occasione da rete, che grande parata. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Dici davvero? Prova il filtrante. Da lì può segnare. Se ne va, può calciare a rete, prova a tirare, salvati dal palo. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Bella parata! È riuscito a passare. Perso un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. Nainggolan, di forza. Cerca spazio. L'arbitro lo chiama, cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Prova il filtrante. Tocco preciso. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tocco morbido. Ci prova. Quando la palla arriva così precisa è difficile non andare in porta. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Nainggolan prova a crossare da tre quarti. Prova la giocata nello spazio. C'è un'opportunità, ci prova. Grande parata dell'estremo difensore. Occasione da rete. Ottimo disimpegno, la spazza via. E si sono intestarditi sul possesso palla a centrocampo senza mai cercare di affondare. Non se la sono giocata bene in questa occasione. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Il Cagliari ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. E trova il compagno, si avvicina alla porta, attenzione, occhio alla conclusione. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. E il rinvio arriva direttamente a lui. Era dentro o fuori area? Calcio di rigore, perfetta la decisione dell'arbitro. Forse ci poteva stare anche un cartellino, eh? Qui ha mancato completamente il pallone. E ora può sbloccare la situazione dal dischetto.
1-0, ci ha pensato lui. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Si riparte dall'1-0. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare, è lì a bordo campo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva, giallo. Ahi, le condizioni di questo giocatore non sembrano buone, probabilmente è in seguito allo scontro di poco fa. La Fiorentina ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Occhio al tiro, il portiere dice di no. Riceve un pallone interessante. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Si avvicina al difensore ed è rosso, espulso. Questo può davvero cambiare il destino della gara. La Fiorentina dovrà affrontare il resto della partita in 10. C'è fallo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. I compagni sembrano davvero preoccupati per le condizioni di questo giocatore. C'è spazio per calciare. Ecco il tiro. Tiro del tutto fuori bersaglio. L'arbitro lo chiama, cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Prova la giocata nello spazio, prova la giocata di misura, se ne va, occhio al tiro. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Cerca la profondità, sulla fascia, è libero e passa. Lancio lungo del portiere. Situazione spinosa e l'arbitro chiude qui la partita. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico. Difesa alta, squadra molto corta. Questo ha permesso di aggredire l'avversario e una volta riconquistata palla, ripartire con grande efficacia. Lo stadio si svuota e Luca, ce ne possiamo andare anche noi. Grazie mille a Luca Marchegiani, un saluto a tutti, alle prossime occasioni con il Grande Calcio.